Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, bentornati nel canale, bentornati in un nuovo video. Vi ricordo che se volete acquistare delle magliette perfette vi lascio il link qua sotto in descrizione, codice sconto Luca, mi raccomando usatelo perché ne vale la pena. Oggi c'ho lo stemma che praticamente con la luce riflette. Dico, che storia. Allora, è un dubbio ed è una discussione che ho avuto anche allo stadio negli scorsi giorni, nelle scorse partite, ovvero quella di: ma se Perisic dovesse continuare la stagione così, lo venderesti? Sì, assolutissimamente sì. Ma non tanto per il fatto che sia discontinuo, non tanto perché comunque abbiamo altri due croati, quindi sicuramente si trova bene all'Inter e tutto. Però proprio forse il fattore di questa una cosa mia, io lo vedo proprio non invogliato a giocare per l'Inter. Ogni volta che il pallone non gli arriva giusto non è mai colpa sua, per lui è sempre colpa degli altri, sempre gli altri che sbagliano a dargli il passaggio, sempre gli altri che sbagliano a dargli il gol e tutto. È vero che l'anno scorso ha fatto una stagione allucinante, è anche vero che l'anno scorso comunque è stato fondamentale, che ha avuto anche lì dei tratti, quindi speriamo ovviamente quest'anno di vederlo più in forma possibile, il prima possibile soprattutto. Però va detto che a noi un giocatore come Perisic attualmente così non serve assolutissimamente a niente. Anzi, proprio perché un giocatore come Perisic, che ha un valore, un peso a livello di nome, di importanza, di giocate, di carriera, siamo costretti, o meglio Luciano comunque è costretto a metterlo in campo. Ergo, se per caso vuole lasciare fuori uno come Perisic quest'anno, qualche soluzione ce l'ha sicuramente. Però comunque, sai, dire a Perisic: guarda, te ne vai in panchina perché a sinistra mettiamo Keita, oppure mi sposto Politano a sinistra, cioè capite, non è proprio semplice il discorso, però sicuramente è capibile benissimo. E questa è una cosa che fa storcere il naso però a tifosi come me, perché io l'ho sempre difeso, ho sempre detto che comunque Perisic è un giocatore molto importante, ho sempre detto che a Manchester in quella stagione, in quell'annata, in quell'estate non doveva andarci bene così. A oggi dico, siccome sicuramente potremmo avere un mercato molto più espansivo, con molti più nomi, con molte più ricerche, voi, uno come Perisic, che magari da qua a fine stagione vi arriva a fare 10 gol, lo vendereste oppure no? Perché ricordatevi che comunque un ruolo che si può andare a coprire, un ruolo che se per caso Spalletti dovesse cambiare modulo viene a mancare e non è un problema. Però un giocatore come Perisic, della portata di Perisic, l'Inter se ne potrebbe privare? Questo è il mio quesito principale e qui voglio vedere veramente le vostre risposte. Io vi dico la mia, sì, assolutissimamente. 50-60 milioni per Perisic oggi, subito lo darei. Via. Pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'hai fatto, nella giornata del dolore all'Inter ho giurato amore. Amala. Vi ricordo il link per comprare le magliette qua sotto in descrizione.